La scuola non si è mai fermata. Alla sospensione delle attività didattiche imposte dall'emergenza Covid, la comunità professionale del Mariti ha reagito mettendo in campo percorsi di apprendimento sempre più efficaci, sempre più capillari nel raggiungere i bambini e i ragazzi. Ma questo non ci bastava. Volevamo esprimere appieno il nostro ruolo di collante culturale del territorio, rinsaldare ancora di più l'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Noi siamo una scuola senza zaino, i nostri valori identitari sono la comunità, la partecipazione, la responsabilità. Ecco, vogliamo esprimere questi valori dando voce ai ragazzi, ai loro stati d'animi, alle loro speranze per il futuro. L'idea di questo progetto nasce dal desiderio comune di offrire un supporto alle famiglie in questo periodo storico così difficile e inaspettatamente lungo, che sta di fatto cambiando la nostra vita sociale e le nostre abitudini. Le scuole sono state le prime a chiudere e da un giorno all'altro i genitori si sono trovati a dover gestire tutta una serie di aspetti della vita dei propri figli, di cui prima magari si occupavano solo in parte, ma anche a dover conciliare le esigenze di tutti i familiari e a trovare una nuova routine. Siamo consapevoli che tutto questo non sia semplice e per queste ragioni abbiamo ritenuto che l'intervento di professionisti esperti in vari ambiti della salute, quali psicologi, pediatri, nutrizionisti, odontoiatri, potesse essere un valido contributo in questa fase così delicata. Abbiamo quindi condiviso e accolto con piacere l'iniziativa della farmacia comunale del nostro comune di Crespina Lorenzana e l'abbiamo condivisa con l'Istituto Comprensivo Mariti, col dirigente scolastico, proprio perché riteniamo che la scuola sia il luogo migliore in cui diffondere informazioni utili alle famiglie. Da lì poi è nata in realtà l'idea di un progetto più ampio che oltre alla salute includesse anche altre tematiche quali l'arte, la cultura e il movimento. Sono fermamente convinto che rientri nella mission delle farmacie comunali quella di connettersi al proprio territorio, alla propria comunità, al fine di fornire delle informazioni utili sulla salute e sul benessere delle persone. Si tratta di un'attività che le differenzia e le caratterizza rispetto alle farmacie private. È proprio in questa logica che abbiamo coinvolto l'amministrazione comunale di Crespina Lorenzana e il mondo dell'istruzione in un progetto che tende a rendere appunto un'informativa completa su quelle che sono le problematiche che possono realizzarsi durante questo periodo di pandemia. Abbiamo cercato di coinvolgere i professionisti più importanti in questo momento sui settori di nostre competenze di intervento al fine di rendere una comunicazione che possa risultare di alta qualità e che possa risultare utile alle famiglie per la cura degli adulti, ma anche per la cura dei bambini. Abbiamo pensato di organizzare sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Istituto Mariti delle dirette su quattro rubriche: salute, comunità educante, fitness, arte e musica. Delle dirette Facebook e YouTube proprio per rispondere alle domande in diretta, e mantenere il contatto con le famiglie dell'Istituto. Per continuare a promuovere, come abbiamo sempre fatto, temi fondamentali della salute, della cultura in tutte le sue forme, in tutte le sue accezioni e della comunità, rimanendo per noi basilare il principio della partecipazione attiva delle famiglie, dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, mediante la possibilità da un lato di fare domande in diretta e dall'altro di essere protagonisti attraverso le loro opere, libri, musica. E inoltre attraverso gli spot realizzati proprio da loro in questo periodo di didattica a distanza, che vogliono sensibilizzare sui temi fondamentali appunto trattati.